Ciao Liberi TV, perché è importante essere qua al Pride adesso, oggi, qui a Palermo? In primo luogo perché ho contribuito a organizzarlo, quindi se non ci fossi sarebbe un grande problema, no, sto scherzando. È importante perché dobbiamo innanzitutto ripartire da qua. Dobbiamo ripartire da qua, da Palermo, da una città in mezzo al Mediterraneo, che è un ponte tra più culture, per rivendicare con forza i diritti di tutti, non solo delle persone LGBT, lesbiche, gay, bisessuali e trans, ma soprattutto ma anche di tutti gli altri, dei migranti, dei rom. Ci saranno dei rom per esempio a sfilare con noi. Cosa rispondi a chi ti dice che non c'è necessità di un gay pride in Italia? Che è un imbecille. Ok, buon Pride anche a te. Grazie. Ciao. Felice Pride. Posso farti una domanda? Perché è importante essere qui al Pride di Palermo oggi nel 2013? Perché amare è un diritto umano. Grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao, Liberi TV, perché è importante essere qui al Pride a Palermo? Per i diritti di tutte le persone, in quanto siamo tutti uguali e quindi è giusto essere qui. Quindi è necessario nel 2013 manifestare in Italia ancora? Secondo me sì, e soprattutto è anche un modo per, diciamo, in qualche modo protestare anche con un falso moralismo. Perfetto, ti ringrazio, buon Pride! Prego, grazie, arrivederci. Perché è importante essere qui al Pride a Palermo, per ripartire dal sud? Ma perché non dipende dal sud, è importante sostenere a priori. Quindi indipendentemente dall'essere gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, eterosessuali, essere al Pride è qualcosa di importante. Sì, è un luogo di ritrovo in ogni caso, comunque qualcosa di nuovo anche dalle nostre parti. Perfetto, buon Pride, grazie. Altrettanto. Ciao. Ciao. È importante essere al Pride qui a Palermo? Perché è una bellissima festa e serve per far conoscere a tutti quanti la possibilità che amare è un diritto umano ed è un diritto di tutti, non solo delle persone etero, ma anche dei gay, lesbiche, transgender e intersexual. Grazie a te. Ciao. Ciao. Una domanda? Liberi TV, perché è importante essere qui al Pride di Palermo del 2013? Perché sono lesbica. Ma è importante per quale ragione? Cioè per i diritti, per il fatto che in Italia mancano delle legislazioni, per voglia di essere presente, per cercare di cambiare qualcosa qui in Italia? Perché amare è un diritto, punto. Amare è un diritto indipendentemente dall'appartenenza, dall'essere. Tu hai un cartello qui che dice Ubi amor ibi Deus est, Padre Bergoglio, Papa Bergoglio. Perché hai scelto... Perché così mi capiscono, nella loro lingua. Nella loro lingua. Perfetto, buon Pride e buon proseguimento, buona giornata. Forza Palermo. Forza Palermo. Per i TV, perché è importante essere qui oggi al Pride di Palermo? Perché è una giornata di visibilità. Una giornata di visibilità per tutti, indipendentemente. Per tutti, per i genitori, per i ragazzi e genitori visibili, ce ne vogliono sempre di più, perché con orgoglio devono difendere i diritti dei loro figli. Non possono continuare a nascondersi, a vergognarsi. Devono venire alla luce del sole, il coming out è prima dei genitori e poi dei figli. Perfetto, grazie e buon Pride. Grazie, buon Pride a tutti. Voi avete la maglietta, dice l'amore che crea una famiglia. Sì. Ci puoi spiegare? Allora, io faccio parte di un'associazione, Famiglia Arcobaleno. Siamo genitori omosessuali, quindi alcuni di noi sperano di avere un figlio presto con la propria compagna o col proprio compagno. Io ho una figlia con la mia compagna e quindi in questo momento la bambina non c'è con la mia compagna, non sono qui, partecipo io e verso la fine arriveranno loro. È l'amore che crea una famiglia. Quindi in Italia cosa manca? Soltanto praticamente una legislazione, perché poi voi, cioè, sia già famiglia perché esiste l'amore. Allora, non c'è una legislazione, quindi noi non siamo ancora riconosciuti, però esistiamo. Quindi non ci sono dei diritti per noi genitori, non esistono ancora neanche dei doveri per noi genitori e quindi sarebbe il caso che questo Stato insomma facesse un po' qualcosa per tutti noi, anche perché i bambini esistono, ci sono felici e quindi è opportuno insomma prendere atto di questa esistenza, di questa realtà e fare il possibile. E noi oggi manifestiamo anche per questo. Ti ringrazio, buon Pride 2013 quest'anno da Palermo. Grazie mille a voi. Ciao. Perché è importante essere qui oggi al Pride? Perché essere qui significa non essere lì, no, scusa. Bellissima come risposta, scusa. Siamo sempre qua. Siamo qua e siamo oltre.
Siete oltre? Siamo oltre ogni limite. E ovunque? E ovunque. Allora buon Pride 2013 da Palermo. Buon Pride e buona libertà a tutti e, libertà amore. Reale. E amore. Peace ciao. And love. Peace and love. È ciao. Importante essere qui al Pride oggi. È importante essere al Pride perché noi facciamo parte della AGEDO, Associazione dei Genitori degli Omosessuali. E noi siamo... Associazione genitori di omosessuali. L'unica associazione di eterosessuali che combattono la battaglia degli omosessuali con la stessa incazzatura, con la stessa rabbia e con lo stesso entusiasmo. In culo a loro. Ciao, buon Pride. È importante essere qui oggi al Pride di Palermo 2013. Ora ti rispondo con questo, perché l'amore è un diritto umano, aggiungo universale, non ha un genere maschile o femminile, l'amore appartiene a tutti e la libertà di scelta deve essere rispettata. E questo è il significato del Gay Pride, perché l'amore è un diritto universale, ognuno, siamo diversi l'uno dall'altro e ognuno è libero di esprimere se stesso e di dare il proprio contributo a questo mondo attraverso i colori, l'energia positiva e il sentirci tutti parte di una società che vogliamo cambiare in meglio. Ti ringrazio, buon Pride 2013 a te. Buon amore a tutti. Perché è importante essere qui al Pride oggi a Palermo nel 2013? Beh, siete già avanti in Sicilia, ma si può fare di meglio, soprattutto per i piccoli paesi. Esserci con la nostra faccia e far vedere che non facciamo paura, siamo uguali agli altri, siamo tutti diversi, abbiamo diritti uguali. Grazie, buon Pride. Grazie. Importante essere al Pride di Palermo 2013. Perché è giusto sostenere i diritti di tutti quanti, secondo me è incostituzionale quello che si sta facendo fino ad oggi, in virtù anche del fatto di quello che succede negli altri stati europei, anche in quelli più cattolici come Portogallo e l'Irlanda. È giusto riconoscere il diritto di tutti, non farlo è usurpare. Perfetto, buon Pride. Grazie a voi. È importante partecipare al Pride 2013 a Palermo. Perché no? Perché tanto essere al Pride di Palermo nel 2013? Intanto noi siamo come un MUOS, perché anche il MUOS è discriminato come tante altre discriminazioni. E quindi vogliamo parlare anche del MUOS in questa grande occasione, che è una libertà per tutti. Grazie, buon Pride! Anche a voi, grazie a voi. Ciao, perché è importante essere qui oggi al Pride di Palermo nel 2013? È importante perché ancora in Italia c'è bisogno di manifestazioni come questa per ricordare a tutti gli altri italiani che hanno tutti pari diritti in questo paese. Anche se in realtà la manifestazione di oggi sembra davvero vedere una partecipazione di tutti, senza distinzioni. Quindi non è soltanto un Pride dove devono partecipare i gay, le lesbiche, i transgender, le persone bisessuali, anche gli etero sono qua. Assolutamente sì, e sono tanti. La differenza tra questo e il Family Day è che qui sono tutti ben accetti e tutte le famiglie sono ben accette. Grazie, buon Pride! Grazie a voi. TV, perché è importante essere qui oggi al Pride 2013 a Palermo? È importante per tutti. È importante per noi, è importante per gli omosessuali, per gli eterosessuali, per tutti, perché i diritti sono di tutti. Quindi cosa diciamo a chi ci sta ascoltando? Buon Pride e soprattutto cosa? Venite, raggiungeteci al Village che ci divertiamo tantissimo. Grazie, buon Pride. Ciao. Liberi TV, perché è importante essere qui oggi? Certo, per me è importante essere qua per difendere la libertà di tutti. Grazie, buon Pride. Grazie amore, un bacio di Brasile. TV, perché è importante partecipare al Pride oggi? Perché la democrazia vale a 360 gradi, in questo caso a 90. Ciao. Perché è importante essere qua al Pride oggi? Per tanti motivi, ma soprattutto un motivo in assoluto, avere gli stessi diritti degli altri, punto. Grazie, quindi buon Pride e venite numerosi. Siamo già numerosi, credo, da tutta l'Italia sicuramente, arrivo dalla Calabria. Anche noi. Ciao. Ciao. Tanto essere qua al Pride oggi, etero, lesbiche, gay, bisessuali, transgender? È importante perché siamo tutti uguali e quindi non c'è differenza. Soprattutto da etero, genitori di un bimbo. Deve essere così e basta, non c'è differenza, proprio... Grazie, buon Pride. Grazie a voi. TV, perché è importante essere qua al Pride di Palermo 2013? Perché in realtà Palermo è molto meglio di quella che vogliono farci credere. Non ci sono solo i cattolici, i diritti di tutti vanno garantiti.
Quindi etero, gay, lesbiche, bisessuali, transgender, l'importante è essere qua oggi. Sì, infatti, alla fine non bisogna essere neri per andare a manifestare contro il razzismo, no? La gente che non viene solo perché non è un LGBT è abbastanza stupida, non ha senso. Perfetto, buon Pride. Anche grazie a te, a voi. Ciao. Salve Liberi TV, perché è importante essere al Pride di Palermo 2013 qui oggi? Perché i diritti delle persone LGBT sono diritti di tutti. Io appunto ho una striscione dove dico che sono eterosessuale, regolarmente sposata, e il mio Pride è qua, non è ai Family Day contro i diritti delle persone LGBT. Grazie, buon Pride. Grazie. Augurami pure buon compleanno. Buon compleanno! Come si chiama? Come ti chiami? Maria. Buon compleanno a Maria da Liberi TV e da tutto il Pride di Palermo. Ciao. Ciao Liberi TV, perché è importante essere qui oggi al Pride di Palermo? Per essere presenti. Per i diritti di tutti, gay, lesbiche, bisessuali, transgender, queer. Qui c'è una rappresentanza queer. Il circolo LGBTQ Morris di Torino, buon Pride! Grazie, buon Pride anche a voi! Ciao! Beh, Liberi TV, perché è importante essere oggi qua al Pride a Palermo? Sì, certo che mi piace, è bellissima questa manifestazione, è la cosa più bella che abbiamo visto fino adesso, veramente, li adoro! Grazie, buon Pride! Grazie a te! Ehi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, siamo gli dei dell'Olimpo gay! Buon Pride! Io sono Eros. Ciao Eros! Ciao! Perché è importante essere oggi qua al Pride di Palermo nel 2013? Perché combattiamo sempre ancora per i nostri diritti. Noi siamo sposati! Voi siete sposati? Assolutamente sì! Da quanto siete sposati? Da un anno quasi. E perché è importante, visto che in Italia non è riconosciuto? Assolutamente! Siamo andati a Vienna per farlo. Dove vi siete sposati? A Vienna! Speriamo che prima o poi anche in Italia ci sia riconosciuto. Penso che ormai mancherà poco. Allora per il momento auguri e speriamo un nuovo riconoscimento. Grazie, anche in grazie. Buon corteo! Liberi TV, perché è importante essere qua oggi al Pride di Palermo? Per amarci. Per amarci? Sì, e per essere solidali. Grazie. Io dimmi. Conosco poeti, conosco amici omosessuali e sono i miei amici più stretti. Perfetto, buon Pride. Cioè, grazie a voi. Liberi TV, perché è importante oggi essere qui al Pride di Palermo? Perché mancano tutti i diritti e mi sembra importantissimo essere qui a Palermo. Quindi bisogna ancora manifestare in tutta Italia per la legalizzazione non solo dei matrimoni ma per diritti uguali per tutti. Sì, bisogna ancora farlo. Perfetto, io ti ringrazio e buon Pride. Grazie, altrettanto. Ciao. Perché è importante essere oggi qua al Pride di Palermo? Per lanciare un messaggio. E tu che messaggio lanci con le frecce? Sono Cupido, quindi penso che sia abbastanza chiaro. Un messaggio d'amore universale per tutti? Fate l'amore, non fate la guerra? Allora fate l'amore, indipendentemente se siete gay, lesbiche, trans, etero, fate l'amore. Assolutamente sì. Buon Pride. Anche a voi, grazie. Ciao, che dobbiamo dire? Che dobbiamo salutare? Gli amici di Liberi TV? Gli amici di Liberi TV. E noi siamo qui proprio per dire che vogliamo essere liberi di essere ciò che siamo, da Perugia e da Milano. A Milano. Come quali sono i vostri nomi? Nikita e Madam. Dove li possiamo trovare? A Milano, al Borgo, al Gembe Gap. E a Perugia al Bequeer, ogni venerdì. Perfetto, grazie, buon Pride anche a voi. Anche a voi, ciao, grazie Sicilia. Buon Pride a tutti. Liberi TV, posso? Perché è importante essere qua oggi al Pride di Palermo 2013? Non penso perché comunque le persone siano diverse, ma perché è una bella festa da passare tutti insieme e stare tutti uniti, perché siamo tutti uguali. Perfetto, buon Pride e non so, cosa ti auguri dall'anno prossimo, da quest'anno? Che ci siano sempre più persone a partecipare. Perfetto, ti ringrazio, buon Pride. Ciao, buon Pride. Perché è importante essere oggi qua al Pride di Palermo nel 2013? Perché finalmente siamo liberi di essere chi siamo e di amare chi vogliamo, fondamentalmente. Perfetto, buon Pride anche a te. Grazie anche a voi. Ciao. Essere oggi qua al Pride di Palermo. Vengo da Roma, veniamo da Roma, perché è importante esserci oggi ma tutti i giorni dell'anno, che si è fieri di quello che si è tutti i giorni.
Grazie, buon Pride. Grazie anche a voi. È importante essere oggi qua al Pride di Palermo nel 2013. Io sono qua al Pride con mia figlia e spero di farla crescere in un mondo dove non ci sono certi pregiudizi e che possa crescere sin da piccola con questa idea che l'amore prima di tutto, poi il resto va. Quindi tutti uguali dinanzi alla legge perché l'amore è universale. Assolutamente sì. Perfetto, buon Pride 2013. Anche a voi. Ciao. Essere qua oggi a Palermo al Pride. Perché finalmente in Sicilia abbiamo la possibilità di dimostrare che esiste una popolazione gay consapevole dei propri diritti che gli spettano di fronte alla legge come qualsiasi altro cittadino. Perfetto, allora buon Pride e speriamo che qualcosa cambi dal punto di vista legale e davanti alla legge. Buon Pride a voi. Ciao. Ciao. Voi siete sposati? Sì. Perché è importante essere qua a Palermo nel 2013? Faccio io, perché è importante rivendicare il fatto che in Italia noi gay non siamo riconosciuti, non abbiamo nessun tipo di diritto, ed è importante metterci la faccia e dire che noi siamo persone che hanno diritto ad essere riconosciuti come famiglia. Quindi una famiglia come tutte le altre, perché? Perché c'è l'amore. Perché c'è l'amore, perché c'è il progetto di una vita insieme. Quindi ci si aspetta dei riconoscimenti dei diritti per essere uguali dinanzi alla legge. Uguali dinanzi alla legge, almeno riconosciuti dinanzi alla legge. Perfetto, buon Pride. Grazie, ciao. Ciao. Perché è importante essere qua oggi al Pride? Allora, noi animalisti siamo antispecisti, antisessisti e antirazzisti, per cui la nostra presenza è importante. Diciamo che non è propriamente un'associazione animalista, ma un'associazione che si batte per i diritti di tutti gli esseri viventi e quindi non può non sostenere una causa come questa. Infatti siamo insieme ad animalisti italiani. Perfetto, quindi uguali dinanzi alla legge di tutti, esseri viventi. Sì, esseri viventi, e noi principalmente ci occupiamo di animali, però siamo per i diritti di tutti, appunto, gli esseri viventi. Buon Pride! Grazie anche a voi. Ciao. Liberi TV, perché è importante essere qua oggi? Sicuramente è importante perché per la prima volta noi chiediamo ancora il riconoscimento dei diritti per tutti gli omosessuali, per cui per me è importante in questo momento vi sia davvero tutta la popolazione di Palermo presente. Grazie molto, ciao. Ciao. Liberi TV Palermo in compagnia di Giuseppe Nicosia, legalizzatore per eccellenza, quindi legalizziamo tutto, anche i diritti. Assolutamente, indispensabile. Dedichiamo questo Pride a quel verme di Giovanardi. Quindi è una legalizzazione a tutto tondo, non? Parliamo di diritti di tutti. Il diritto... Assolutamente, basta pregiudizi, libertà per tutti, di poter scegliere cosa amare, una persona dello stesso sesso o una pianta. Buon Pride! Buon Pride a te, buon Pride! Grazie, buon Pride a tutti! È importante essere qua oggi. Perché? Per avere i nostri diritti, perché i nostri politici non fanno niente veramente. E vogliamo tutti che siamo stessi con tutti gli altri. Grazie, buon Pride! Anche a lei! Perché è importante essere oggi qua al Pride di Palermo nel 2013? È importante essere qui al Pride Palermo 2013 per dimostrare che noi esistiamo, che abbiamo una dignità e che le nostre esistenze fanno comunque parte del quotidiano, che sono diurne e che fanno parte della vita quotidiana come quelle di tutti gli altri. Quindi basta semplicemente in questo momento un riconoscimento dinanzi alla legge per avere tutti gli stessi diritti, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'appartenenza di genere. Esattamente, parliamo di uguaglianza, parliamo di pari opportunità, pari dignità, è molto importante. Quindi quest'anno da Palermo, speriamo che comunque qualcosa cambi, visto che comunque siamo in tantissimi qua oggi. Siamo in tantissimi, abbiamo ricevuto un'accoglienza meravigliosa dai palermitani, io devo dire la verità, non me l'aspettavo e sono un po' commossa, lo dico proprio col cuore. Quindi buon Pride anche a te, Monica. Buon Pride a voi, grazie. Ciao, buon Pride. Sindaco, salve. Liberi TV, perché è importante essere oggi qua al Pride di Palermo? Perché conferma che a Palermo vivi tutti i giorni dell'anno i valori di libertà e di uguaglianza,
noi non stiamo accogliendo il Pride, lo stiamo vivendo anche in questi giorni e stiamo mostrando cos'è Palermo, la vera Palermo, lo stiamo mostrando ai non palermitani. Io credo che Palermo è un grande mosaico fatto di teste e cose diverse e abbiamo il dovere di essere diversi e di essere uguali. To be different, to be equal. La ringrazio, buon Pride. Facciamo il registro a Palermo? Sindaco! Abbiamo deliberato! Abbiamo già deliberato! Il registro a Palermo! La settimana scorsa il Consiglio Comunale ha approvato il registro comunale delle unioni civili con 36 voti a favore e soltanto 3 contrari. E i 3 contrari, quando abbiamo approvato, hanno applaudito. Grazie, buon Pride! Ciao, grazie. Ciao Yuri, Liberi TV, una bandiera. Buon Pride Liberi TV 2013, certi diritti. Come mai al Pride di Palermo 2013? Al Pride di Palermo 2013, come tutti gli anni, per le libertà sessuali, per il diritto al matrimonio egualitario, contro l'omofobia, contro la transfobia, contro i crimini d'odio, ma contro anche la sessuofobia. Perché essere cittadini italiani vuol dire avere tutti gli stessi diritti e tutte le stesse libertà. Vogliamo uno Stato laico che garantisca a tutti le stesse opportunità e che dia sempre più spazio alla libertà individuale. Diritti anche per le persone diversamente abili, per i disabili. Questo è stato il tema del convegno che abbiamo fatto con Pia Covre, che è là. Appunto, dobbiamo sdoganare questa tendenza che abbiamo in Italia a nascondere i problemi. Per esempio, i disabili hanno diritto ad una sessualità consapevole e quindi noi rivendichiamo la necessità di avere anche in Italia l'assistente sessuale, come accade in tutti i paesi più avanzati d'Europa, come la Danimarca, la Germania, l'Olanda, la Svizzera, che guarda caso sono quei paesi che permettono anche una regolamentazione della prostituzione. Le libertà e i diritti non hanno frontiere, vanno combattute in Italia, vanno combattute anche all'estero. Aiutiamo gli amici russi a resistere a questa ondata di proibizionismo omofobo contro le organizzazioni che difendono i diritti umani e contro la libertà di espressione. Quindi non dimentichiamoci anche delle persone transessuali, che hanno il diritto di poter scegliere il loro genere percepito e non dover sottostare alla sterilizzazione chirurgica per poter vedere riconosciuto il loro genere sui documenti. Questo è intollerabile da parte dello Stato italiano. Buon Pride e diritti per tutti, allora! Buon Pride e diritti per tutti! Ciao! Liberi TV, perché è importante essere oggi qua al Pride 2013 a Palermo? Beh, perché è fondamentale, è giunto il momento, i diritti per tutti li dobbiamo avere. Contro ogni discriminazione bisogna assolutamente che tutti quanti riconoscano i diritti delle persone LGBT, trans e queer. E in questo caso anche per le sex worker e per i sex worker. Perché come l'orientamento sessuale, anche il sex work è una forma di orientamento che va rispettata. Quindi diritti per tutti, diritti uguali per tutti dinanzi alla legge. Naturalmente. Buon Pride, Pia Covere. Grazie. Cosa pensa del Pride a Palermo nel 2013? Bellissimo, una bella cosa per stare insieme. Io la ringrazio e lo sa che per avere gli stessi diritti dinanzi alla legge tutti uguali? Sono d'accordissimo, perché nel 2013 purtroppo non è sempre così. Fatti salvi i diritti di tutti, poi ognuno può esprimersi sessualmente come vuole. Grazie, buon Pride. Grazie anche a lei e buona cena. E buona cena. Ciao Liberi TV, perché è importante essere qua al Pride del 2013 a Palermo? È importante perché comunque è una bellissima manifestazione ed è la manifestazione di tutti, assolutamente di tutti. Uguaglianza dinanzi alla legge per tutti? Ma assolutamente sì, assolutamente sì. Io ti ringrazio e ti auguro un buon Pride. Grazie, altrettanto. Ho portato mio figlio, guarda, 4 anni. Quello è tuo figlio? Sì. Aspetta. E lei è la signora. Salve, liberi.tv. Suo marito da quella parte ha detto che dice che ha portato moglie e figli. Figlio, chiedo scusa. È contenta di essere qua al Pride oggi a Palermo? Sì, da morire. No, molto molto bello.
Io la ringrazio e le auguro buon Pride. Speriamo che quando suo figlio sarà maggiorenne ci siano... Così fate pubblicità alle famiglie. Le famiglie possono venire anche ai Pride, non è un problema. Ma le famiglie sono formate da persone che si amano, indipendentemente assolutamente da... Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi tutti i tipi di famiglie al Pride, famiglie eterosessuali o famiglie... Assolutamente sì. Grazie, buon Pride. Ciao, ciao. Ciao. Saluta Giulio. Ciao. Salve signora, liberi.tv. Lo sa che oggi c'è il Pride qua a Palermo? Perché sono scema. Bene, è contenta però di che c'è il Pride qua a Palermo? Uguali diritti dinanzi alla legge per tutti? Ugualissimi, ugualissimi. Allora io le auguro un buon Pride. E un bacio ai ragazzi del Pride. Arrivederci. Salve signora, liberi.tv. È contenta che ci sia il Pride quest'anno nel 2013 a Palermo? Certo. Lo sa che però la legge non riconosce le unioni civili dinanzi alla legge? So. Lei cosa si augura per il 2013 o comunque il prossimo? Mi auguro che tutti possano raggiungere il loro obiettivo, essere felici, come vogliono. Io la ringrazio e le auguro un buon Pride. Grazie. Liberi TV, il Pride di Palermo 2013, siamo in compagnia di Don Franco Barbero. Don Franco, prima cosa, l'omosessualità per la Chiesa, come è vista? Per la Chiesa ufficiale, mi capite subito, sì. Non è un granché. Dicono che è un'anomalia, una malattia. Ma in realtà? In realtà è strapiena di omosessuali, anche molto costruttivi e bravi. Ma quello che bisogna pensare è che il messaggio di Gesù è un messaggio totalmente aperto. Un messaggio di amore? Un messaggio di amore, di libertà, di responsabilità. I gay in questi anni, anche nelle chiese cristiane, hanno fatto un grande passo. Sono diventati liberi, responsabili. Non dipendono più dalla gerarchia, ma guardano a Gesù. Quindi la chiesa non ufficiale, o meno il messaggio di Gesù, è un messaggio di accoglienza, perché è un messaggio evangelico, diciamolo. Il messaggio di Gesù ha proprio il centro in questo, aver fiducia in Dio e avere accoglienza reciproca, senza barriere, né di razza, né di religione, né di sesso, né nulla. L'antibarriera. Quindi Gesù manda un messaggio di uguaglianza assoluta a tutti, quindi questo è il messaggio che voi lanciate dal Pride di Palermo, un messaggio di accoglienza, perché ci sono tanti omosessuali, lesbiche che sono credenti ed è giusto che siano accolti dalla Chiesa e da tutti, perché è amore anche quello. Guardate che questo sta avvenendo perché il riferimento centrale diventa la pratica di accoglienza di Gesù. Quindi bisogna anche saper dire ai pastori della Chiesa: guardate che siete a una svolta, le persone adulte non ascoltano voi ma fanno riferimento al Vangelo. È un momento importante, molto importante questo. C'è un movimento in tutto il mondo che accoglie la prassi di Gesù. O la fede, altrimenti diventa una cosa che non conta più nulla con la vita. Perfetto, ringraziamo Don Franco Barbero per il suo contributo e a questo punto auguriamo innanzitutto buon Pride a voi, che è quasi terminato e che molte persone si rivolgono soprattutto al Vangelo e all'amore di Dio. Bravo, il Vangelo e l'amore di Dio che stanno sempre insieme. Ciao. Grazie Don Franco. Ciao.